Benvenuti, benvenuti in questo video, questo nuovo video, dove volevo tornare ad affrontare un tema che avevo già trattato un po' di tempo fa, ed è quello della relazione con il Divino Superiore. Nei miei video di YouTube parlai anche del Divino Inferiore, che appartiene al microcosmo, del divino superiore che appartiene al macrocosmo e anche del divino interiore che è insito dentro di noi. Quindi il divino si manifesta sotto vari aspetti. Tutti gli esseri sono collegati al divino da una relazione eterna, ma sotto il condizionamento della materia dimenticano completamente il legame che li unisce. Tutti gli esseri umani soffrono, ma ben pochi indagano sulla loro reale natura o sulla ragione delle loro sofferenze. È sempre colpa dell'altro. Il divino è colui che domina, noi siamo dominati da esso. Anche la natura materiale non è autonoma, anche se esiste per alcuni il libero arbitrio, la libera scelta, che però è sempre condizionata da delle leggi. Quindi queste leggi agiscono sotto la direzione divina che le ha create. Se l'uomo cerca di dominare la natura, se oggi crede di poter diventare maestro dello spazio, è perché la tendenza a regnare si trova anche in esso, ma il creatore primo rimane pur sempre il maestro unico. Quali sono le relazioni che possiamo avere con il divino arrivando ad una consapevolezza di questa entità superiore? Che poi alla fine non vi è una separazione fra inferiore, superiore, interiore, esteriore, ma è un modo per intendersi fra noi esseri umani. La relazione con il divino può essere passiva, neutra. Praticamente uno non giudica la relazione con il divino, ma semplicemente esegue gli ordini che gli arrivano dal divino, quindi praticamente esegue ciò che gli è stato detto di fare. Tutti abbiamo un obiettivo in questa vita, c'è chi lo scopre e sa qual è il suo obiettivo e ha una relazione passiva. Poi vi è il servitore, vi è il servitore, colui che serve il divino. Quindi non subisce soltanto l'essere divino, ma neanche servitore, ha uno scopo. Ad esempio, colui che serve a portare la pace, ad esempio, il servo divino, no? Oppure vi è una relazione di amicizia che non è un rapporto alla pari, ma è sempre una relazione con devozione. Però l'amicizia è un rapporto diciamo, più alla mano, un rapporto più cordiale, meno di assuddanza. Poi vi è il rapporto di genitore verso figlio, praticamente il divino viene visto come un padre o come una madre, e allora recepiamo questi insegnamenti come se il divino fosse il nostro genitore, il padre, la madre. Poi vi è una relazione amorosa con il divino, dove addirittura viene visto il divino come il proprio sposo o la propria sposa. Questo è il caso dei sacerdoti che praticamente amano addirittura il proprio essere divino.
si impersonificano in una relazione amorosa con questo essere superiore che è l'essere divino. Bene, con questo è tutto. Spero che questo video vi possa scaturire delle ulteriori informazioni. Ovviamente io parlo di divino in senso ampio del termine. Poi vi sono tutte le varie sfaccettature che dipendono poi dalla cultura, dipendono poi dal tipo di luogo dove viviamo, il divino ha preso varie forme. Però l'entità divina è sempre quella alla fine. Bene, con questo è tutto. Al prossimo video e grazie.